Siamo qui con Demomura per parlare. Sì, voi dicevo io, eh? Sì, hai controllato. Abbiamo controllato i documenti. Esatto, non sono falsi. Perfetto, ed allora parliamo anche dello spettacolo Talk Show che ci sarà questa sera. Una lunga storia d'attore al Teatro Samonà Popolare, Samonà di Sciaccale, ore 21, abbiamo già detto, lo diciamo, perché abbiamo fatto questa cosa che talmente ci è piaciuta a Sciacca che abbiamo detto, allora, se venite in tre, il terzo non paga, guarda che offerta micidiale. Tu vieni da solo e paghi. Non è vero. Ha tanto gente che va, gente che viene. Gente che va, gente che va. E gente che si sta portando avanti con lo spettacolo. Cioè, anziché alle 21 è venuta adesso perché si rischia di non trovare posto. Quindi vi consiglio di partire presto la casa. Esattamente. E volevo chiedere che esperienza è lavorare con Gianfranco. Ma, insomma, un'esperienza che per me parte da lontano. Perché Gianfranco insieme in realtà sul palco abbiamo lavorato a sprazzi, nel senso io magari come conduttore, lui come ospite importante, o ci è capitato di lavorare insieme come comici, lui è il comico, noi siamo di una generazione, siamo il riflusso dei grandi comici, perché lui appartiene allo status grandi comici, GC si chiamano, grandi comici, e invece noi siamo PI, cioè piccoli intrattenitori. E tu vuoi sapere cosa sei tu? Bigi, buon giornalista. Ti piace Bigi? È come quello di fronte, si chiama Bici, che è buon camera. Ci fermiamo, se no famo tutto l'elenco. Allora, dicevo, la nostra esperienza è partita tanti anni fa, perché io ho scritto per tanti anni per Gianfranco, quindi un onore scrivere per lui in un momento in cui, tra l'altro, che aveva i monologhi più belli d'Italia, e ci arrivavo io con delle battute a rovinargli. Questo è stato il... In realtà ci siamo divertiti tanto a lavorare insieme, finché a un certo punto, dopo tanti anni, ci siamo per caso incontrati in uno spettacolo in Sardegna, e questa voglia di raccontare la sua grande esperienza, ma la sua grande qualità, fondamentalmente la sua eleganza, il suo modo di raccontare che un pubblico vuole ascoltare, perché adesso il pubblico ha bisogno di avvicinarsi. Al pubblico puoi farlo divertire con le battute, con le imitazioni, con le canzoni, con le parodie, con gli sketch. Ma se tu riesci a raccontare al pubblico che cosa porta poi alla ciliegina, quindi la ciliegina e la battuta, gli racconti come si fa la torta, come la si impasta, prendi le mani loro, ti aiuti insieme a te ad impastare quello che poi è uno spettacolo, quasi sembra che tu ti sia alzato dal pubblico e sia andato di fronte a raccontare quello che è. Una sorta di metateatro. È su una sorta di metateatro. L'importante è che sia metateatro pieno e l'altra meta pure, se no diventa... Questa è veramente una cazzata, lo sai, però. Allora, e dicevo, però è proprio questo il segreto, la leggerezza. Uno spettacolo che sarà ricco anche di satira politica, giusto? Ma guarda, satira politica si alimenta da solo, per cui in realtà basterebbe entrare sul palco, prendere il quotidiano e leggere. La gente si fida di Gentiloni. E già la gente ride, perché non per Gentiloni, che è anche una persona per bene, una persona che tutti stimano. È una si vede che sto parlando della battuta, ma non la dico, perché se la volete sentire venite stasera alle 21 al Teatro Popolare Samonà, e quindi vi do la battuta. Potrei dire qualcosa sulla Raggi, però. Certo. La Raggi, un sindaco fuori dal comune, nel senso che non sa come ci si entra. Allora, detto questo, ci fermiamo, perché vogliamo che veniate stasera a vedere questo spettacolo, che davvero è come questa chiacchierata, non è un'intervista, è una chiacchierata. È una bella cosa. Abbiamo anche preso il caffè. Abbiamo preso il caffè nel frattempo. Infatti, tutti siamo un po' ristretti, no? Per lasciare stare, non ne usciamo vivi. Venite alle 21 al Teatro Popolare Samonà di Sciacca stasera, perché è uno spettacolo emozionante. Non è uno spettacolo che si vede tutti i giorni, non lo dico solo per fare pubblicità. Perché è bello vedere un grande attore sul palco e uno del pubblico che fa impropriamente anche l'attore, che gli fa raccontare la sua vita, la sua carriera, il suo modo di amare ed essere amato per il pubblico. Non è Marzullo, non è Mezzanotte, è il grande Demomura. Ciao.